Buonasera, benvenuti a Internotto. Si parte per una nuova avventura, lo è ogni puntata qui su Rete 8. Naturalmente un saluto anche agli amici che ci seguono su Facebook. È una puntata in cui io vi prometto riderete e ascolterete buona musica. Parleremo di buona musica e con chi lo faremo? Beh, intanto vi dico che il sorriso ce lo strapperà Gianluca Scintilla Fubelli, avete capito bene, tra poco sarà con noi. E poi Saturnino, grande bassista di fama mondiale, il suo nome è spesso associato a quello di Jovanotti, ma c'è molto di più. E allora lo incontreremo in questa ricca puntata, che è una puntata anche che precede una festa importante, quest'anno forse anche più del solito, ed è la festa del 1° maggio. Allora vado subito a chiedere ai miei condomini come si stanno preparando a questa giornata forse di relax. Tiziana Di Tonno, vengo da te. Ciao Paola, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo, che ci seguono tutti i venerdì. Allora, domani 1° maggio, festa dei lavoratori, giornata di festa ma anche di lotte, perché la storia è densa di testimonianze e di fatti raccontati anche da famosi autori e cantanti come Iannacci, Gaber. Sì. Però io accosto alla parola lavoro, faccio un accostamento molto più romantico, penso all'amore col lavoro, quando si dice svolgi questo lavoro con tanto amore, amo il mio lavoro. Beh, insomma, io faccio tanti auguri a tutti i lavoratori, ma soprattutto a tutti quelli che devono ritrovare il proprio lavoro. Eh già, è bello questo accostamento al sentimento, perché nel lavoro molte persone mettono tanto sentimento, come il nostro musico felice Alessandro De Berardinis, vengo da te, ciao Ale! Ciao Paola, ciao a tutti i condomini. Stasera sento un'atmosfera frizzante, sentivo prima dei rumori da sopra, voi dei piani più alti, eh? Mi sa che c'è una bella atmosfera stasera. Sì, c'è una bella atmosfera questa sera. Ma parliamo intanto di domani, come passerà il 1° maggio, Ale? Guarda, io sono, per me non è un lavoro, è un rilassamento, è una passione, quindi sempre qui tra le mie dolci note, tra le mie tastiere. Poi si sa, come diceva Aristotele, il lavoro, lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. E anche quindi, da vivere. Però il tempo libero, è vero, dà un senso al tempo libero il lavoro. Sì, certo, poi l'aforisma classico, quello di Emil Zola, no? Lo sai, l'artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro. Quindi ritorniamo sempre a prima. Ma chissà se una volta nella vita lavorerà anche lui domani, ma no, domani ha tante scuse per riposarsi. Paola. Parlo del nostro Luca Pompei, journalist. Scherzo, sei un gran lavoratore. Lo no, ma stasera, cara Paola, ti sorprenderò, perché questa sera non voglio essere io. No, e che vuoi essere? Che mi sento anche privilegiato, perché svolgo il lavoro che ho sempre desiderato. Questa sera, cara Paola, sono Riccardo Cristello, dipendente ArcelorMittal, ex Ilva, licenziato per aver pubblicato su Facebook un post in cui invitava a seguire la fiction TV di Mediaset sul conflitto tra lavoro ed inquinamento. Questa sera sono Gennaro, nome di fantasia, metalmeccanico della Whirlpool di Napoli, che nonostante la crescita a doppia cifra dei ricavi anche nel primo trimestre di quest'anno ha comunque deciso di delocalizzare. Questa sera, cara Paola, sono Amadou Balde, 23 anni, della Guinea, bracciante morto nell'indifferenza generale sulla provinciale Foggia nell'agosto del 2018, vittima insieme ad altri tre nordafricani in incidente stradale, sfruttato, mal pagato, trattato peggio di uno schiavo da imprenditori agricoli senza scrupoli. Ma questa sera, cara Paola, sono anche Antonio Perrecca, originario di Bacoli, in provincia di Napoli, componente del gruppo di lavoro dell'istituto americano Caltech, protagonista nel 2016 della scoperta delle onde gravitazionali. In Italia, dove nelle università non fai carriera in base ai tuoi meriti, non se lo filava nessuno. E poi ancora sono Filippo, cameriere in una trattoria chiusa da 7 mesi, Marco, tecnico del suono per un service spettacoli, Andrea, studente lavoratore che fino a poco tempo fa staccava i biglietti in un multisala. Stasera sono la voce di quei lavoratori, ma anche di tutte quelle lavoratrici, che il 1° maggio non è che abbiano tutta questa voglia di festeggiare, perché c'è poco da festeggiare o celebrare, ma c'è tanto, al contrario, da urlare con maggior rabbia in questo giorno più di altri a tutti coloro che se lo sono dimenticati, e sono purtroppo troppi,
che la Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino, articolo 4 della Costituzione, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Buon primo maggio a tutti. Nel mondo io camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta. E a tutti io domanderò, finché risposte non ce ne saranno più. Io domanderò un'altra volta. Ti amerò in modo che al mio cuore mi farà tanto male che come il sole all'improvviso scoppierà. Lavorerò tanto che poi le mani mi faranno male. Io lavorerò un'altra volta e amerò in farà tanto male che come il sole all'improvviso nascerà. Grazie Alessandro, grazie Luca per le emozioni, le riflessioni. Adesso dopo vi dirò perché rido. Comunque, riflessioni che ci regalano. Non si può così. Vabbè, è tempo di seppellire tutto con una risata. Per questo vado a presentarvi l'ospite. Io non l'affronterò. Lo so che non ce la posso fare perché pensate che lui mi fa ridere anche se non fa niente. E poi vi dirò che cosa sta facendo in questo momento mentre io sto cercando di essere seria. Smetti, ti prego. Di chi sto parlando? Beh, sto parlando di un attore.
No, non mi puoi inquadrare Brad Pitt. Vabbè, non inquadrare lui, Danilo, perché lo voglio presentare come di dovere. Allora, lui è attore, è comico, conduttore televisivo, è stato tra i volti più popolari di Colorado su Italia 1, ha partecipato a tutte le edizioni di Colorado, l'ha anche presentato, ha recitato in film come Aria Paradiso con Ale Franz, tutto molto bello, con Paolo Ruffini, Frank Matano, lo abbiamo applaudito in La Sai l'Ultima Digital Edition e poi quest'anno in Stasera Tutto è Possibile, nel Game of Games con Simona Ventura, ma insomma avrete capito di chi sto parlando? Di lui. Semplici, un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Hai usato la mia carta di credito? Sono fatti tutti così, gli uomini e l'amore. 800 euro dall'estetista. Come vedi, tanti aggettivi. Hai comprato le mura? Si collano su noi. Sei diventata socia? Perché non siamo poi cattivi. Che cazzo hai combinato? Ma tu sai quanto costa andare dall'estetista? Adesso sì! Romani! De più centurioni! De più ducenturioni! Una volta viene una ragazza molto disponibile che ti farebbe bene a te invece di giocare col fischietto. Chi era? Viene una ragazza molto carina, disponibile, che disse: Cesare, voi avete inventato le strade, io vengo lì e inventerò i marciapiedi. Chi era? Elena di Troia. Scusate il ritardo, d'altra parte sono il più bello d'Italia, posso fare tardi. Pensate che la prima volta che feci ritardo inventarono la famosa frase: il bello deve ancora arrivare. Siccome vedo, posso? Diciamo, della roba in più qua. Che c'entra? Quando è che hai vinto il titolo di più bello d'Italia esattamente? Vabbè, mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda. Allora fammi pensare, oggi ne abbiamo? Oggi è il 15. 15 mese? Febbraio. Febbraio 2000? 2014. 2014, allora se pensiamo che... Oggi pomeriggio. Cioè, hai vinto oggi pomeriggio? E poi una volta che ho vinto mi sono lasciato andare. Che amiche! Grande Stanley Covation per te, scendi tutti in piedi, guarda. Ho elettrificato i sedili. Come elettrificato? Stacca la spina! Vedi, sono in piedi perché ho messo la corrente. Ma veramente? Sì, certo. Ma sei scemo, hai messo la corrente alle sedie? E a me perché si può, scusa? Per farli alzare i piedi. Ma certo, non è scorretto. Ma sei un imbroglione, non no, si fa. Sarei un imbroglione se usassi queste scamotage. Ogni volta che faccio una battuta brutta non ridono e non si alzano. Ma dal momento che le faccio tutte belle. Corrente! Non dovevate, grazie, non dovevate. Stacca la corrente! Benvenuto Gianluca Scintilla Fubelli, è qui con noi. No, scusate se mi muovo poco, ho fatto il botolino. Uguale. Ciao, come va? Non c'è bisogno di far vedere tutta quella robaccia lì. Robaccia, proprio robaccia. Guarda, a me mi fa male tutto qui. Mi fa male, detto, è una settimana. Hai detto mi fa ridere anche quando non fai niente, ma io in realtà non faccio niente. Sì, non faccio niente. Sono un pigro romano e mezzo abruzzese. Allora, io ho scoperto con sorpresa oggi questa cosa. Sei mezzo abruzzese, tua madre è di? Bolognano. Capito? Bolognano. Capito? Fregate. Dove dicevo che è diventato sindaco, dicevo, l'ho detto a te in privato, notizia vera, è diventato sindaco onorario Lino Banfi. L'hai detto a me perché te lo sei inventato tu? No, l'ho letto. L'ho letto, davvero, non sai perché. Non so, potevano fare sindaco te, ti ci vedi sindaco, Scintilla? Ma neanche Lino Banfi. Allora, o è una fake news che ti sei inventato tu di sana pianta per far non muovere? L'ho inventato. Sappiamo come siete fatte. Ah no, io non invanto. Ma senti, invece vorrei dire subito... no, vorrei, allora, aspetta, fammi riavvolgere il nastro perché veramente mi hai mandato nel pallone. Mi hai mandato nel pallone, sto cercando di mantenere un certo aplomb da conduttrice. E allora ti chiedo con molta serietà: come stai? Dove sei in questo momento? Sono nella mia casa e non è mia fino ai 72 anni che finisco di pagare il mutuo, però comunque è mia per ora. E sto bene. Non stiamo facendo niente di live, come già sai. Però dai, c'è dell'ottimismo, si comincia a vedere qualcosa, c'è qualcuno che ti chiama per dei progetti, quindi questo porta comunque ottimismo e positività.
a differenza di qualche tempo fa, che dici, ma quando ne usciamo? Ora, se non scoppia un merdone ancora, ho detto una parolaccia. No, non ti preoccupare, ci stava tutta. Se non scoppia ancora un mezzo casino, dovremmo andare in quella direzione lì. Si comincia a vedere la luce, ma mi togli subito una curiosità. Ma perché scintilla? Te lo dico, eh? Occhio, perché potrebbe essere... Sei sicura? No, perché è una delle storie... no, non sono sicura, però vai lo stesso. È una delle storie più noiose del mondo, occhio, eh. No, perché detta quando così mi ci preparo, vai. Quando facevo l'odonto tecnico c'era questa tradizione di chiamare l'ultimo arrivato scintillino e quello prima scintilla, quindi si tramandava. Un giorno mi sono trovato nei villaggi turistici con i turbolenti, c'era già un Gianluca, hanno detto, ma come ti chiamavo? Già ce n'è uno. Ho detto, beh, chiamatemi scintilla. Cioè, aspetta, però questa non l'ho capito. Allora, premesso che tu eri un odontotecnico, sì, quindi diciamo subito, facevi un lavoro serio. Sì, facevo un lavoro. Vabbè, che in tempi di Covid avresti continuato a lavorare, diciamo. Avrei spaccato, spaccato. Capito? Invece... No, non lo so, perché la gente non esce, come non vado al parrucchiere, non si Ho capito, ma certi problemi uno non se li può tenere, no? Poi, insomma, vabbè, ma a parte questo, non l'ho capita sta cosa, cioè chiamavate voi scintillo, si chiama proprio in gergo scintilla e scintillino? No, per tradizione chiamavano l'ultimo arrivato. Ma per tradizione dentro il tuo studio? Dentro dove quel laboratorio lì. Ah, ok, ok. Di solito tendenzialmente la scintilla è l'elettrauto, l'elettricista, però non lo so perché, forse per le saldature o le limature, non lo so per quale motivo, non ho mai chiesto. Senti, ma quando hai scoperto che invece di essere un odontotecnico eri un comico? Non lo so. Ma l'hai scoperto soprattutto? Ah sì, adesso ho la consapevolezza. Ok. Però è venuto tutto un po' così casuale, dall'odontotecnico, poco lavoro, crisi, animazione per amicizie, e poi da lì i miei soci mi hanno detto vieni a Milano, è stato tutto una serie di scelte, però non partito da casa con quell'idea lì. Mi trovavo in dei bivi dove dicevo ok, che faccio, continuo così. Tra l'altro la volta che ho scelto di venire a Milano per provare a fare il comico, ero un po' in ballottaggio con due decisioni importanti, o questa o andare in Canada, perché volevo andare a vivere in Canada in un ranch, occuparmi degli animali, le bestie, imparare. Avevo quel desiderio lì, poi invece mi hanno convinto a venire a Milano, non c'è un ranch però. Ha vinto la tua passione e il tuo talento, però io so che, insomma, come la racconti tu, sembra un passaggio molto facile, ma in realtà quando sei arrivato a Milano, prima di avere vita davanti alle telecamere, ti sei dato anche molto da fare, montavi stand, è corretto? Sì, ma il primo anno ho lavorato un anno intero in una fabbrica di vasche di plastica. Ok. Poi ho fatto 2 anni in fiera a montare stand, per le fiere, tutto quanto, dalla mattina alle 7 fino alla sera, e poi ho fatto 2 anni il cameriere. Il sesto anno ho cominciato, perché è iniziato un po' colorato, ho cominciato a vivere di questo, quindi ho mollato, andavo solo a dare una mano come cameriere e poi ho mollato proprio. E poi sono nati due personaggi che ormai sono diventati, insomma, sono nell'immaginario comico di tutti, che sono Romolo Prinz e Giulio Cesare, che abbiamo visto prima nella clippettina. Ma fammi capire un po', ma quando capisci che un personaggio, perché io immagino che prima di arrivare ad essere, a spopolare, ne provi magari diversi, quando capisci che il personaggio è quello giusto? È sempre il pubblico che te lo dice? Il pubblico, gli autori, perché io ho portato altri personaggi che secondo me erano di impatto più forti ma avevano pochissima vita. Non so se vi ricordate la parodia della pupa al secchione di 15 anni fa. Come no, sì. Belli, non ho mai schiacciato, facevo, che era veramente uno dei personaggi più stupidi, che diceva meno cose intelligenti al mondo, però funzionava tanto. Dopo 4 puntate non sapevo più che dire, ho detto guarda, dobbiamo cambiare. Ho parlato con gli autori, ho quest'idea qui, un autore, Luciano Federico, mi ha dato una mano a creare bene Giulio Cesare. Però ecco, vedi, se tu guardi le prime puntate, si vede che non è una cosa studiata per il live e poi portata lì, ma è una cosa creata lì e piano piano doveva rodare. Però la colorata mi ha dato modo di farlo, oppure ci credeva più di me, non lo so, comunque è una fortuna. Alcuni personaggi durano poco, altri durano un po' di più. Però Romolo Prinz è proprio la bellezza mia. Che adesso non vedi perché... ci hai fatto vedere prima all'inizio una tua foto di quando avevi ancora i capelli biondi, e lì insomma si capisce
si capisce tutto. E poi ho tolto il filtro alla telecamera e è tornato qui. Senti, Scintilla, Colorado ti ha dato anche l'opportunità di misurarti come conduttore. Io so che ti sei divertito molto e ti è piaciuto anche tanto. Scambieresti il ruolo di conduttore con quello di comico? Sì? Sì. Ma Colorado non mi ha dato un sacco di roba, Colorado, veramente tanto, tante possibilità, tanti cambiamenti, ma soprattutto un percorso enorme, perché poi ho fatto dalla prima all'ultima puntata fino a quest'anno, cioè fino all'ultima puntata che poi è chiusa per Covid l'anno fa, e condurre mi piace anche perché, come dicevamo, avendo fatto tutte le puntate, dalla prima edizione tutte le edizioni, secondo me mi stavo un po' esaurendo con i personaggi. A una certa età non puoi più farli, secondo me. Monologhista non sono capace, faccio sketch di situazione o con Elena o con gli altri e tutto quanto, però avevo bisogno di crescere un po'. Ho chiesto di fare la conduzione, è andata abbastanza bene. Quest'anno però è per una questione di spazio e tutto il resto, ho deciso di saltare Colorado, cioè, ho bisogno di cambiare un pochettino. Però tu lo sai che, cioè, tu vorresti fare a cambio, cioè vorresti, nel senso, ti piace condurre più che fare il comico, ma tu lo sai che far sorridere una donna è già mezza conquista, come conduttore. No, io come conduttore farei il conduttore divertente. Ti farei il conduttore divertente, cioè la cosa bella del come è, il conduttore ha il suo spazio per dire ok, adesso presenti a modo tuo, spalleggi a modo tuo, poi arriva il comico che deve far ridere, quindi hai una responsabilità in meno e te lo godi, quindi tu ridi come se fossi del pubblico. No, vabbè, mi piace tantissimo stare sul palco e godermi i pezzi degli altri, secondo me è fighissimo, vedrai e che poi tra un intervallo e l'altro cerco di far ridere anch'io. Senti, ma questa cosa però è vera, tu l'hai provata sulla tua pelle, che far ridere le donne significa già conquistarle, Scintilla? Sì. Allora, nell'immediato no. È un po' un lavoro sui fianchi, perché quando sono sempre stato quello un po' più divertente anche nei turbolenti, un po' più di impatto, con una comicità un po' più di pancia, però alla fine foto e tutto quanto, però poi le donne andavano dagli altri tre, quindi non lo so se questa, però sull'allungo sì, nella conoscenza per sperimento poi, praticamente, perché poi vanno a vedere, cioè, cosa c'è dietro questa comicità. Cosa c'è? Questa dolcezza? Ho capito, incuriosisce, cioè, chissà perché è così simpatico, cosa c'è sotto? Oppure dicono, ma è così, è solo sul palco, invece no ragazze, no! No, 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 punto. Senti, io vado da quello che ti fa le domande serie, che non sono io, è il nostro The Journalist, Luca Pompei, che così fruga nella rete, segue i nostri web ascoltatori e raccoglie qualche domandina. Luca, come non mi fa fare brutte figure, No, no. Beh, The Journalist, ma anche The Postman, perché io prendo la posta e la rigiro, per esempio, okay, dalla nostra casella email interno8@rete8.it. Sara Ancona ci chiede, ma visto ne hai parlato prima anche Gianluca, ma dove ti trovi meglio, in gruppo, pensando alla straordinaria esperienza dei turbolenti, o da solo perché poi alla fine lavorare in un gruppo per tanti anni è un matrimonio. Sì. Quindi immaginate quanto è difficile è stare in coppia, prendere due decisioni, ma in quattro a prenderne è veramente, poi in quattro, neanche in cinque che c'è la maggioranza, in quattro no, era tosto. Poi insomma ti avvicini a un'età che vuoi essere un po' più indipendente dalle scelte, cosa fare, cosa non fare, ci sono delle cose che non voglio fare più, loro invece vorrebbero farle ancora. Però quindi, i Teletubbies erano epici, Gianluca. Dice Luca che i Teletubbies erano epici, effettivamente. Lo sai che la cosa, Luca, è la cosa che mi ha divertito di più in assoluto. Perché, a parte la scorrettezza di dire certe cose, quello che volevo tanto, ero corretto dagli altri tre, ma ero, vabbè, i colori, il movimento, era un pezzo veramente completo, spezzavo il collo, saltavo, dicevo quasi parolacce anche se non le dicevo, poi c'era un altro. Veramente era il pezzo più completo, tant'è che quando abbiamo finito quell'esperienza lì, è lì che poi ho deciso di lasciare un po' i turbolenti, perché
non riuscivamo a trovare un'evoluzione di quella cosa lì. Certo. Qualsiasi cosa avremmo fatto in futuro su Colorado era meno di quella cosa lì. Non ce n'era. Non c'era. Immagino, ma infatti è difficile nel tuo mestiere, è difficile proprio mantenere sempre il passo. Io immagino, ma prima lo accennavi anche tu, che ci si fa aiutare da autori, perché è difficile poter avere ogni settimana, no, carne sul fuoco. Sì, allora, gli autori, poi che se ne dica, a mio avviso, poi dipende sempre come li vivi tu, sono fondamentali, soprattutto nella continuità dei pezzi. Sì. Magari i Teletubbies, un'idea era di un nostro amico comico, poi ce li siamo creati noi, però poi nell'allungo ci è servito la mano autorale. Certo, certo. Gianluca, noi stiamo per salutarci, prima... Già! Capito come vola il tempo quando si è in buona compagnia? Ma almeno falla durare come una riunione di condominio. Ora non ci parlare di riunioni di condominio, che noi ne facciamo continuamente, essendo naturalmente un condominio. Ma detto questo, però, io prima di lasciarti andare voglio sapere dove ti vedremo, dove ti applaudiremo. Prima tu hai detto che stanno arrivando richieste, immagino che tu non ci possa anticipare cose, no, però un accenno di qualcosa, solo perché non sono sicuro di farlo, ma non perché, cioè, ti chiamano per una cosa, poi tu la devi preparare e poi lì si vede se poi alla fine quello che hai preparato piace o no, quindi non posso, cioè non è una richiesta, ok ti vogliamo, è una richiesta, ti va di farti vedere per fare questa cosa qui, quindi sì, ci sono delle richieste, c'è ancora in giro un po' di Louis It, di Simona Ventura, che è stata spostata un po' Game le due edizioni. Non, sinceramente non c'è altro, ma speriamo in qualche live quest'estate. Ok, allora noi comunque... Anche perché l'anno scorso ho fatto due date, una era in Abruzzo, su due, una. Noi allora ti aspettiamo, a maggior ragione, speriamo ci possa essere una buona occasione per incontrarci live. Nel frattempo ti ringraziamo per essere stato grande protagonista qui a Interno 8. A due minuti, grande protagonista! Guarda, è la qualità del tempo, ricorda. Sì, un pochettino un po'. Vabbè, va bene. Ho contato pure il quarto d'ora d'attesa. Perché veramente... so. Gianluca Fubelli, Gianluca. Mi rinvitate? Mi rinvitate? Ma guarda, vedi che non mi escono neanche le parole, perché sì. Allora aspetto. Sì, sì, assolutamente. Ci rivediamo presto, tanto ottobre noi saremo qui, ma insomma, fai finta che non l'ho detto, perché non lo sapeva ancora nessuno, neanche noi, non lo sappiamo. Ma in ogni caso, trovarti. Ciao, grazie ragazzi. Grazie Gianluca, grazie Scintilla, un abbraccio. Restate con noi perché torniamo con Saturnino e anche voleremo in America, pensate, per le novità sul vaccino dalla nostra dottoressa Barion. State lì. Lo stile di un uomo è la perfetta sintesi tra il suo modo di essere e il suo modo di agire. In via Milano 68 a Pescara c'è chi riesce ad interpretare alla perfezione tutto questo e a coniugare gusto ed eleganza attraverso la giusta scelta di ogni capo di abbigliamento. E sono soltanto due le condizioni per farlo: competenza e qualità dei prodotti. Se cerchi il tuo stile, cercalo bene e non accontentarti. Da Sintesi in via Milano 68 a Pescara troverai le tue risposte. Eccoci pronti, come dicevo, tra poco ci collegheremo con Saturnino, state lì. Intanto io ringrazio ancora Scintilla, mi fa male tutto qui, io non lo so, vabbè, io lo adoro. Partita, come dire, è stato facile far ridere... Ma cosa succede? Cosa succede? Siamo già collegati con l'America? C'è già la dottoressa Barion? Salve Paola! Salve, salve dottoressa! Come sta? Bentornata! Molto bene! Ma che succede, dottoressa? Oh, tutto bene, Paola, tutto bene. È che stiamo ricevendo da Italia dei pacchi, ha capito? Mettila quelle scatole là. Sì, niente così. Va bene. Allora, sistemiamo bene questa pila di qua, questa pila. Astra di qua e Zeneca di qua.
Molto bene, dai, forza, ma in forza. Ma che senso, dottoressa, mi faccia capire, le dosi di AstraZeneca che avanzano in Italia le portano da lei? Ehi, Mario, andiamo? Metti in fila l'acqua, Mario, così, forza. Bene. Sì, certo, Paola, noi riceviamo da Italia tutto quello che avanza, perché vaccino non si butta niente come maiale, e no? E che ci fate, dottoressa? Cosa ci fate con quello che avanza? Che cosa ci facciamo? Semplice, prendiamo fiale di AstraZeneca, noi cambiamo etichetta, mettiamo etichetta con Pfizer e si riparte tutti quanti. Mi scusi Paola, questa è variante brasiliana, ma dai, lo so che scherza, perché non vuole dirci come stanno realmente le cose, che cosa state facendo, su. Sì, adesso stiamo mettendo a punto vaccino Moderna, ecco qua, anche se con questa lentezza del governo, Moderna diventa antica. Paola, ha capito? E come si dice, la gente si allancanisce. Paola, Moderna, la vaccinazione eterna, quando la fai praticamente sei a posto per tutta la vita. Ecco, ma parlando di cose più serie, ci dica cosa pensa davvero di questo vaccino Moderna, dottoressa. Oh, cosa dire, Paola? Intanto vaccino diverso da tutti questi altri che abbiamo avuto. Stiamo studiando una nuova versione, sì, per giovani, infatti Moderna per giovani. Adesso abbiamo fatto versioni cicchetto, prima dell'antipasto. So che voi in Italia fate aperitivo cenato, vero? Allora, sì. Prima di aperitivo cenato, sì. I giovani fanno cicchetto alla calata e poi vanno a fare aperitivo cenato. E poi c'è anche una cosa molto importante, Paola. Questo vaccino non solo ti toglie problema virus Covid-19, ma anche Covid-22. Ma non esiste, non esiste il Covid-22. Paola, soliti italiani ingenui, Paola, ma dai, su, vabbè, Paola. Vabbè, cosa ne pensa realmente di queste varianti? Secondo lei sono resistenti al vaccino? È vero, ci sono varianti gentili. Come dire, forti, no, e meno gentili, ecco, capito Paola? C'è variante tedesca che praticamente ti dà subito molta febbre e cominci a bere birra come se non ci fosse domani, Paola. E poi c'è variante italiana, ecco, vede, e praticamente con questa versione tu resti asintomatico, non hai febbre. Però no. Cominci? Sì, cominci ad aprire e chiudere negozi. Fai col DPCM, aprire e chiudere negozio, aprire e chiudere negozio. Non tocchi questo tasto la vigilia della festa dei lavoratori. Piuttosto in America come vi state comportando? Ci sono dei ristori, dei fondi per i lavoratori? Oh, certo. Sì? Noi abbiamo messo mano a fondi, però ho saputo che l'Italia ha toccato il fondo. Paola. Tanto simpatica, cosa sta bevendo adesso, dottoressa? Paola. Cos'è? Ottimo, veramente, è uscito buono, molto buono, vero buono. Questo è il nuovo vaccino di origine abruzzese. Oh. Conosce lei regione Abruzzo? Vabbè, quella regione piccola, centro Italia. Sì. Praticamente è come AstraZeneca, questo ha nome AstraMovet. Questo è uno scoop, dottoressa. Esatto, Paola, esatto, praticamente questo è proprio così, alla calata, fa paura, Paola, è molto buono, vuole che gliene mandi un poco pure lei, no, guardi, mando scatolone, grazie. Per lei, sto anche per posto, buffet, come anche avessi per accettato, mio. Come avessi accettato, molto buono, grazie Fregate. Dottoressa Marion, spero di ricollegarmi presto con lei, grazie per essere stata qui, ma adesso abbiamo davvero bisogno di introdurre l'ospite di questa sera, l'altro ospite, perché vogliamo parlare, non come nel suo caso, di cose serie. La musica lo è, perché lui è uno dei più talentuosi bassisti sulla scena internazionale, si è cimentato negli anni in diversi generi, dal funky al jazz, dal rock all'hip hop, pur partendo da studi classici. Pensate che lui ha iniziato a 5 anni studiando il violino. In molti lo avrete visto suonare anche accanto a Jovanotti, con il quale ha realizzato ben 16 album e per il quale ha scritto canzoni di successo
come Penso Positivo, L'Ombelico del Mondo davvero e tantissime altre. Ora però è tornato con un nuovo album a solista intitolato Satelliti, un EP con 5 tracce di cui è venuto a parlarci. Allora diamo il benvenuto a Saturnino. Hola Saturnino! Paola, come stai? Bene, oddio che emozione, mi indossi un basso, io già tremo. Indosso sempre. Immagino che tu viva incollato a quello strumento, dormi anche con lui per caso? Ma no, dormo con Oliva, che adesso è qui accanto a me, la mia bulldoghina francese di 9 anni. Che meraviglia, dove sei in questo momento Saturnino, dove ti ha relegato il Covid? Sono a casa mia a Milano, dove ho passato tutte le fasi di questo incubo. Eh sì, già. E devo dire che sono stato bene con me stesso, perché di solito con me stesso sto bene, quindi poi Oliva non parla, quindi perfetto. Ottima compagnia di te stesso. Tu però sei di origini marchigiane, quindi certo, rispetto all'Abruzzo siamo fratelli, siamo molto molto vicini. Sono di Ascoli Piceno. Di Ascoli Piceno, però ormai sei milanese d'adozione, tant'è che è proprio a Milano che tu hai dedicato una delle tracce di questo nuovo EP, un pezzo, io più che parlarne mi accenni già qualcosina, ci fai entrare dentro questo disco, così poi diventa facile parlarne. Ed è credo una delle primissime esibizioni live di questo pezzo, infatti l'ho provato prima del collegamento. Che vediamo onore! Come... C'ho un piccolo amplificatore in casa che c'ha anche la batteria elettronica. Senti che bello, eh? Si sente? Ora sì, a tratti. Milano. Purtroppo si sente malino, cioè malino, si sente... Ah. L'architettura. Sentiamo la tua voce, Saturnino, ma poco la musica, accidenti. Oddio, che dolore, sto provando dolore fisico, non so voi ragazzi. Sente bene? Si sente... Guarda, sto provando dolore fisico perché si sente un po' la voce, ma purtroppo la musica no. Zoom per la musica è veramente pessimo. Così, prova così. Ora sì. Che meraviglia, tra l'altro ti anticipo che in studio c'è un uomo che si sta emozionando particolarmente, tra poco andremo anche da lui, dal nostro The Journalist Luca Pompei, perché anche lui nel suo piccolo è un bassista, adora il basso, ti segue, quindi avrete modo tra poco di interagire, intanto vivo nell'aria la sua emozione che condivido, però veniamo... al disco, io volevo questo, come dire, questo accenno musicale per introdurci, visto che come succede spesso purtroppo, per non mortificare la diretta Facebook, non mandiamo i live da YouTube, i video da YouTube, però cercate su YouTube Milano questa nuova canzone di Saturnino perché è un vero spettacolo per le orecchie. Però è importante dire che questo disco ti riporta a un album da solista dopo 21 anni, perché tu hai esordito nel lontano 95 con Testa di Basso, poi da lì ne hai pubblicati altri, uno dopo l'altro praticamente, c'è stato Zelig, Saturnino che è stato un disco live, e poi Clima nel 2000, poi tutto fermo. E adesso nel 2021 arriva Satelliti, 21 anni, un evento. Beh, un evento, non è che poi per gli anni che ci sono stati in mezzo non ho fatto nulla, diciamo. No, che... no, parlo di album solisti, no, certo. No, a voglia. È che il progetto di Lorenzo mi ha assorbito, ma devo dire con grande Giovanotti, gioia. Certo. Ma poi Satelliti nasce da un'urgenza che parte dal partecipare e condividere la musica con gli amici.
cioè è nato dal compleanno dei 60 anni di Pierpaolo Peroni, grande produttore nonché grande amico, sì, che aveva organizzato il suo party alla fine del 2019, era novembre, e in un posto incredibile che è l'Apollo, che è un club storico milanese, e insieme a lui in console c'era Todd Terry, che è un DJ di livello stratosferico, e i due giorni dopo quella festa io chiamo Pierpa dicendo: Pierpa, ma è stata una festa incredibile, ho ascoltato una musica che non succedeva da tanto tempo. E lui mi ha risposto: ma tu devi fare un disco così, con quello spirito. Allora mi ha messo in moto, e quindi sono andato in studio da Davide Ferrario, amico musicista e produttore incredibile anche lui, e ci siamo messi, come quando si sta in cucina, ci siamo messi a cucinare. Però nel frattempo è successo qualcosa che era imprevedibile che succedesse, no? Certo. Che abbiamo congelato il progetto, poi a luglio ci siamo rivisti in studio con le mascherine tutte e due e l'abbiamo finito. E siamo usciti con l'etichetta proprio dell'Apollo, che è Rollover, del club dove c'è stata quella festa lì. Quindi è tutto, diciamo, un prodotto a chilometro zero. Sì, è partito da lì ed è tornato lì, perché poi, insomma, tu giustamente citavi Pierpaolo Peroni, che è stato lui a darti là, che, lo diciamo per chi non lo conoscesse, è stato anche braccio destro di Cecchetto ed è, insomma, una persona molto addentro al mondo musicale, un produttore di successo, e lui ti ha dato proprio in là per quella musica che tu stavi sentendo in quella festa, che era disco music poi fondamentalmente. Sì, ma estremamente, come dire, selezionata. Cioè? Sai, tra Pierpaolo Peroni, che è uno dei più grossi musicofili che io conosco, e Todd Terry, cioè c'è stata una selezione musicale che in quel momento era come essere nel Gotha, no? Nella cattedrale, sì, dove si celebrava questa musica in tutti i suoi decenni, no? Sì, e quindi è stato facile un po' lasciarsi ispirare, no? Era tutto talmente ben fatto che è bastato un là. Chi ha un minimo di ceneri, no? da far riaccendere dentro, zac. E lì non hai resistito. A quel punto, dopo 21 anni, era arrivato il momento di tornare. Sì, perché la musica è a parte che è l'elisir di lunga vita, cioè tu la musica, finché, come dire, ti regge la pompa, come si dice, sì, vai avanti, no? Sei in grado di suonare, non ti emozioni, e finché riesci a muoverti ballando, balli. No? E col tuo disco si balla molto, si balla molto, però voglio lanciarti anche una provocazione, perché in questo pezzo Milano, che ripeto, fidatevi di me, andatelo a sentire su YouTube perché è trascinante in maniera assoluta, tu fai riferimento a quella Milano inarrivabile, no? La Milano di successo, e ripeti un po' al loop Milano, la moda, design, però aggiungi anche la vita è dura. C'è dell'ironia, no, Saturnino. L'architettura, la vita è dura, ah, non c'è. Ah, ma io sentivo la vita è dura, figura, ma tu ti rendi conto? Dicevo, ma c'è dell'ironia, la vita è dura, è architettura. No, c'è dell'ironia nel senso che io amo, in tutto quello che faccio, non prendermi troppo sul serio, ma fare le cose sul serio. Quindi, in realtà, Milano, quando arrivi, dici queste tre parole almeno 18 volte, sì, nella prima giornata in cui sei qua. Vero. Perché? Ah, perché sai, beh, Milano, la moda, il design, l'architettura, quando vuoi farti, no? Come dire, dire cose interessanti. Però, di fatto, sono le tre cose che tutti desiderano vivere da protagonisti quando sei a Milano, no? Però in realtà pochi ce la fanno. Ma allora, quindi, ma tanto per aggrapparmi anche a questa brutta figura che ho appena fatto, ma la vita è dura. Dai, fammi cercare lo spunto per fare una domanda intelligente. Oh, io ho capito, la vita è dura, ti giuro, l'ho sentito e risentito, è una settimana che lo ascolto e canto la vita è dura. Vabbè. Tienilo presente, che come me tanta gente, se penso. Tu pensi che è dura, va bene, puoi metterci quello che vuoi. Io infatti sono in attesa delle cover che tu puoi fare anche a seconda della città dove sei. Okay. Tipo se sei a Palermo. Mi faccio accompagnare da Luca Pompei con il suo basso e ci metto Pescara, la vita è dura. La vuoi provare a cantare tu? Io te la suono, tu la canti, dai. Prova. Che onore, wow. Se riusciamo a sentire il basso, vai. Por Milano, la moda, esatto.
design. La vita, la vita è dura. Yeah! Grande Saturnino, grande momento qui a Internotto. Io sto sudando nel frattempo perché riprendersi, ma intanto, anzi, facciamo così, guarda, io prendo fiato e vado proprio da Luca Pompei, che se, vediamo se di fiato lui ne ha. Guarda, Luca. Io sono un attimo in estasi di fronte, insomma. No, voglio dire, mi prendo una libertà, Paola, perché stasera sì, sono tante tutte le libertà che vuoi, la tua emozione detta regole stasera, vai. Sono tante le domande, ma questa sera la domanda la voglio fare io, Saturnino. Ci sta. Detto che, Saturnino, ti considero in una sorta di Olimpo al fianco dei vari John Patitucci, Pino Palladino, Tony Levin e quant'altro. Ne hai detti tre che già mi sono emozionato. Ecco, no, ma io ti trovo lì, ti vedo lì, insomma. Io che sono cresciuto ascoltando Jacopo Astorius, quali sono i tuoi riferimenti? Senz'altro i miei riferimenti sono tutte quelle figure, alcune le hai citate tutte tu prima, cioè tutti quei bassisti, musicisti, bassisti che hanno una cifra stilistica importante, cioè che sei in grado di riconoscere, alcuni anche ad occhi chiusi, basta che senti il timbro, no? la sonorità. Devo dire che ultimamente, anzi da quando è iniziato il lockdown, quindi da aprile dello scorso anno, da marzo dello scorso anno, ho iniziato a socializzare con questo musicista brasiliano che si chiama Fernando Rosa, che trovandosi chiuso in casa ha iniziato e ha chiamato il suo profilo un mondo analogico nel mondo digitale, cioè lui c'ha, lo vedi che si rifà proprio a tutto quello che è il funk e il soul degli anni 70 e sembra ibernato in quel periodo e suona il basso in modo clamoroso e suona sui dischi facendo tutte le cover tipo questo, no? Ho già capito, purtroppo non la sentiamo, mannaggia. Cioè, fa tutte le cose. Purtroppo non abbiamo sentito. Posso dire pubblicamente, siamo quasi a fine stagione, Zoom ti odio? Lo posso dire? Perché non va bene così, non va bene. Ok, comunque scusate lo sfogo. Questo è un bene, perché poi quando si tornerà ad ascoltare la musica dal vivo come si deve. Hai esatto. Ragione, però capisci, avere Saturnino, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, li abbiamo avuti tutti e suonavano e noi non sentivamo quello che dovevamo sentire. È proprio la morte dell'anima, ma capito? Questi nomi prima di me? Sì. Ma questi sono dei giganti. E perché questi... tu, vabbè, viva la modestia, Saturnino, no, ragazzi. Davvero, ma Danilo Rea, ma stai scherzando? Io Danilo Rea, cioè, io quando suona Danilo Rea mi commuovo proprio. Lo so, non dirlo a noi. E noi ci commuoviamo ancora perché lui suonava e noi non sentivamo. Puoi capire, però, vabbè. Tornando alla domanda di prima, sì. Adesso lui è il mio, come dire, il mio modello, perché è riuscito a tenere viva proprio la fiamma, no? Della passione per lo strumento e l'ha fatta tornare a un sacco di gente. Infatti la cosa che è bizzarra, sì, è che un sacco di gente mi segnala i video di Fernando senza sapere e senza controllare che ci seguiamo da un anno. Infatti oggi mi ha fatto un regalo straordinario perché ha postato, cioè stiamo parlando di uno che fa dei video e fa, quando va male, 2 milioni di visualizzazioni. Madonna mia. Okay? E ha fatto un post che mi ha riempito di davvero di orgoglio, perché ha messo nelle sue stories, vedete? Sì, eccolo, eccolo. Ha scritto, my friend Saturnino released songs with a lot of tasty grooves. Hai capito? Ascoltatelo. E ascoltate i consigli, soprattutto i consigli che vi dà, ascoltate. Tra l'altro c'era anche la copertina del tuo disco, non so se dalla regia riescono a inquadrarci anche la copertina del disco, però eccola qui, ce la stai facendo vedere, questo è Satelliti di Saturnino, ma insomma in rete trovate tutto anche per l'acquisto. Questo è un EP, un extended play, come eccolo lì, qui si vede benissimo, perfetto. E noi stiamo per salutarci, Saturnino, però una domandina voglio fartela, perché io so, dimmi se sono mal informata, ma io so che tu sei anche direttore artistico di un evento che si terrà ad agosto.
È corretto? Un'altra giusto. Cosa incredibile. Football che si... Rock. Football Rock, che è la primissima edizione. Ok, quindi è roba nuova? Dove ci saranno, adesso non posso svelare nessun nome, ancora, perché ci sarà la conferenza stampa ufficiale il 12. Ok. A Milano. Ed è praticamente l'esatto contrario della nazionale cantanti, cioè dei calciatori si troveranno sul palco a duettare con i loro artisti preferiti. Hai capito? Quindi che robina. Il calciatore canterà. Canterà. Calciatore notoriamente stonerà. Beh, però qualche calciatore no. Però è bello perché è un evento che nasce per sostenere un progetto benefico, nobilissimo, che è la comunità degli insuperabili, che fa praticare sport a persone con diciamo diversamente abili. Bello, questo ti fa anche molto onore, Saturnino. Io sono veramente, eccolo lì, mo mi risuona, mi si riferma il corazon. Io non vorrei salutarti, la verità è questa. Ma se io non voglio salutare adesso Saturnino, che cosa succede? Andiamo avanti tutta la sera, parliamo, ce la raccontiamo. Ti posso suonare delle cose, mi dispiace, sì, per l'audio. Sì, così mi impicco, perché ti vedo suonare e arriva la prima nota e non arriva la seconda. Vabbè, speriamo di rivederti presto live. Porterai live questo EP, immagino, Saturnino. Me lo auguro, nel senso che era nato anche in una formazione parecchio snella, quindi molto godibile, proprio nei club. Io volevo portarlo nei club. Certo, è da club, sì. E quindi, non lo so, vediamo come si naviga a vista in questi giorni. Però l'importante è che già che uno se lo può ascoltare, perché è su tutte le piattaforme. Tra l'altro oggi, nuova entrata numero 5, adesso è già al 14 della classifica di iTunes. Wow! È incredibile, perché Non sono mai entrato in top 10 nella mia vita, quindi wow, sono soddisfatto. Ma è un grande EP, davvero, so di starvi a dare un grande consiglio, per cui seguitemi. Saturnino, grazie, ci dobbiamo proprio salutare, perché vedo che il tempo scorre. Grazie Luca per la domanda, ringrazio te Paola per questo invito, e ti ringrazio perché gli ospiti che mi hanno preceduto Sono assolutamente alla tua altezza, caro Saturnino. Noi scherziamo, non abbiamo fatto domande appositamente sul, come dire, il resto delle grandi cose che hai fatto a livello internazionale, perché volevamo stare su questo EP, perché ci vorrebbe molto tempo per raccontare la tua carriera. Ma grazie veramente per essere stato con noi. Ti aspettiamo, tutte le tue novità, sappi che qui hai terreno fertile per presentarle. Noi basta citofonare Internotto, ti apriremo sempre. Grazie a voi. Grazie Saturnino. Tra poco ci collegheremo con Luciano Passeri. Un punto di domanda ci vuole, perché hanno riaperto i ristoranti e lui potrà darci retta? Perché noi siamo in diretta e a quest'ora si sta lavorando. Ci proveremo. Intanto c'è la nostra sit, restate con noi. Festa del lavoro, mi sembra un tema, insomma, che possiamo vedere da diversi punti di vista. I temi sono tantissimi, che girano intorno al primo maggio, e non possiamo trascurare la crisi economica, la nostra leggerezza, la nostra con il nostro stile, cioè. A cominciare da te, posso fare una ricerca su internet, raccogliere un po' di dati, informazioni, studiare un po' di cose. E poi insomma sintetizzo tutto nell'editoriale come sempre. E io potrei fare un monologo sul lavoro, magari fare una ricerca anche sugli autori che hanno scritto proprio su questo tema. Mi sembra ottimo, sì. Alessandro, so che sta lavorando già al pezzo, perché insomma ce ne sono poi diversi sul tema. Io mi occuperò dell'intervista, l'ospite tra l'altro insomma su questo argomento si è speso tantissimo. E vabbè, forza ragazzi, c'è tanto da fare, mettiamo sì, il lavoro, ok? Okay. Allora, fiori con la P, Tiziana. Psicotria elata. Perché? Fiori con la P, psicotria elata. Ma dai, non esiste, Tiziana. Dai. Ma certo gioca che esiste. Serio, gioca serio. Ma certo che esiste, mica me lo sono inventata, ma dai. Vabbè, dai, vi dico il mio.
Paphio pedilum. E come un'altra? Oh, Paphio pedilum. È quello che noi conosciamo come la scarpetta di Venere. Ah, quindi a Venere le piaceva fare la scarpetta? La scarpetta di Venere, secondo me si emozionerebbe a sapere che dopo Scintilla e Saturnino il nostro Luciano Passeri c'è! Eccolo, Luciano! Eccoci! Ma che gioia! Hanno riaperto i ristoranti e sono felice di vederti stanco di aver lavorato, giusto? Sei stanco al punto giusto? Sì, 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 grazie, sono stanco, sì, sì, per ovvi motivi. Si vede? Sì, sì, perché la verandina esterna, dico, preparare di corsa fuori, sai, tutte queste cose qui. Poi... Sì, sì, ma al di là delle ricette parliamo di però vita vera. Però va bene, dai, per... Scusami Luciano, non mi volevo accavallare alla tua voce, ma volevo proprio chiederti di parlarci di come sta andando questo ritorno alla vita lavorativa, perché la realtà dei ristoranti che riaprono è una cosa forse che ci tocca più da vicino di ogni tipo di ricetta. Per cui, ecco, aspetta che adesso metto anche a vantaggio il nostro Danilo, in modo, ecco, può inquadrarci tutti, ok, perfetto. E quindi veniamo alla vita vera, sei riuscito ad avere una parte esterna e ti sei organizzato, perché si può mangiare solo all'esterno. Sì, sì, ringrazio il comune di San Giovanni Teatino che mi ha dato la possibilità di mettere dei tavoli fuori, molto disponibili. Il problema è che il contentino per noi ristoratori, perché noi abbiamo ristoranti soprattutto all'interno, fuori, sì, ok, riniziamo, però è realmente, è tipo l'asporto per chi non fa asporto, ecco, diciamo così, perché ovviamente non avendo disponibilità di coperti all'esterno, ma un minimo, come giusto che sia, perché comunque lo spazio pubblico non è che ci possono dare chissà cosa, in base anche a poi io sto su una strada di transito, quindi un po' borderline, quindi è difficile. Io con molti colleghi che ci siamo sentiti abbiamo tutti questo problema, ovviamente. Certo, certo. La maggioranza dei ristoranti italiani sono al chiuso, quindi, cioè, tra virgolette, che poi per molti la veranda non è aperta, quindi se hai delle finestre scorrevoli che si aprono tutte non e è quindi sufficiente. È come se fosse all'aperto, non è all'aperto, quindi un sacco di cose fatte un po' male. Purtroppo ci sono stati però degli studi a livello proprio europeo che hanno dimostrato come i ristoranti siano dei grandi ricettacoli di Covid, quindi ci si trova un po' costretti tra l'incudine e il martello, ma detto questo io sono già felice che un segnale, una minima riapertura ci sia stata. Certo, speriamo e aspettiamo che si possa ritornare a pieno regime, noi facciamo assolutamente il tipo per tutti voi in maniera totale, Luciano, totale. Sì, è vero. Senti, ma già che ci siamo, gli umori delle persone che vengono a mangiare, come hai trovato questi, se sei riuscito a entrare in contatto sono con loro? Felici. Sì, sì, sono felici di poter finalmente ritornarsi a mangiare una pizza o comunque qualcosa dalla cucina. E il problema è che giustamente le abitudini italiane sono venire a mangiare tardi, quindi anche il fatto del coprifuoco li mette a disagio e a noi di farci correre tantissimo, perché si siedono comunque alle 8, alle 9 e un quarto, 9 e 20 non alzare. Con la pizza sullo stomaco. Dico, grazie a Dio la mia pizza non rimane sullo stomaco, altrimenti... Ah, certo, questo è chiaro, certo. Però di corsa, dai... Dai, ci stiamo abituando, oggi il primo giorno, un po' così, vediamo che succede. Vediamo che succede. Più che altro, ragazzi, più che altro è per stare pure i miei collaboratori, farli rientrare a lavorare, dargli una speranza di poter riconsiderarsi nel mondo lavorativo, sai, perché stare fermi 6, 7, 8 mesi è brutto. E quindi anche per loro è importante che questo avvenga. Sì, lo so, l'azienda non guadagnerà, continuerà a non guadagnare fino a quando non torna tutta la normalità, questo è sicuro, dal punto di vista economico è un bagno di sangue, come si dice. Però almeno i ragazzi un pochino, dai, riprendono in mano un po' di vita. Che bella persona che sei, Luciano, davvero. Sei un grande uomo, un grande imprenditore, meriti solo il meglio. Speriamo davvero che questa sia una ripartenza, anche perché, ragazzi, noi dobbiamo andare, solo che noi finiamo, noi generalmente finiamo a stare qua, come si dice, com'è che si fa a venire a mangiare, se finiamo alle 10? Vabbè. Ma pare si sentiva nel vociferare che vogliono spostare il coprifuoco alle 11, sì, quindi diciamo che in quel caso ce la fate. Abbiamo un paio di settimane per comportarci bene, perché se ci comporteremo bene, i valori resteranno buoni, allora il coprifuoco si allungherà.
Speriamo. Io sono uno dei più grandi di Supersport. Anche... Ecco, adesso... Le regole rigorosamente. Bravo, è vero, Luciano, lei sempre rispettate. Sentimi. Sì, sì, c'è stato un attimo, ti ho sentito poco, ma insomma ho capito perfettamente quello che stavi dicendo. Siamo alla conclusione, però io sono molto felice di questo collegamento perché veramente ormai si respira una certa positività nell'aria, speriamo che sia duratura reale. Sempre dita incrociate per Luciano che rappresenta per noi tutti i ristoratori italiani. Alessandro, stavi dicendo qualcosa? Sì, dico a Luciano, noi verso le 6:15 arriviamo un po' prima come i tedeschi, quindi ci puoi già cominciare a parecchiare. Ti anticipiamo, così per le 9:30, 10 abbiamo concluso. Ho sentito bene? Alessandro, purtroppo ci sono problemi d'audio, ma in ogni caso Alessandro diceva che inizieremo a mangiare come i tedeschi, alle 6 ci siederemo a tavola e mangeremo le buone pizze di Luciano. Ci sono problemi tecnici, direi che su questo possiamo chiudere. La puntata è stata meravigliosa, ottima compagnia, soprattutto quella dei nostri Luca Pompei, Tiziana Di Tonno, Alessandro De Berardinis, Luciano Passeri in conclusione, grazie ancora a Scintilla, Saturnino, Andrea Di Fabio, Danilo Cinquina in regia, grazie a tutti voi per averci seguito su Rete 8 e sul web. A venerdì, ciao!